No, Tony. Tony. Senti, avete un po' festeggiato, non si è vinto niente, non si è neanche passato il turno, però in cuore vostro siete, immagino, molto contenti di questa prestazione perché è stato un grande Padova. Ma sì, dai. Siamo molto contenti perché non era facile, perché era la prima partita dopo lungo tempo di stop e non sapevamo cosa ci aspetta, quindi sono molto contento per questo, siamo entrati con l'atteggiamento giusto e abbiamo portato la partita a casa. Tra l'altro anche il tuo impatto è stato molto positivo perché hai fatto subito quella sgroppata, quello strappo, no? In occasione del vantaggio, ecco, insomma, come... Sì, ma diciamo che tutta la squadra ha partito bene, siamo stati belli compatti e poi siamo riusciti a fare una ripartenza bella con me a sinistra, ha fatto un bel gol Mino, però eravamo subito pronti dall'inizio partita, quindi questo ci fa ben sperare. Comunque, insomma, buona parte di quel gol è anche merito tuo, insomma, dai? Cioè, è giusto anche riconoscerlo, insomma. Sì, ma quello è importante, però io sono un uomo di squadra, io, cioè, devo fare complimenti a tutti perché oggi veramente non era semplice. E hai guadagnato anche tu la punizione, mi pare, del 3-0, se non sbaglio. Sì, è vero, è vero, è vero. Quindi almeno una cena te la fai offrire da chi ricorda. Ah, io lo spero, io gli ho detto subito a Mino che quando c'è un po' più di tempo libero una cena me la devo. Ma il pallone se l'hai portato a casa poi? Sì, l'hanno trovato alla fine, se l'ha preso. Ok. No, anche perché è uscito prima, no? È uscito, mancava mezz'ora, quindi magari... Ecco, sì, no, l'ha preso. Senti, tu sei apparso, avevi chiuso il campionato bene, con una buona forma, e sei apparso ancora in ottima forma, quindi ti senti bene? Ma sì, mi sento bene, anche perché in questo mese abbiamo, primi giorni abbiamo scaricato un po' la tensione che c'era alla fine del campionato e delusione, poi abbiamo lavorato benissimo, consapevoli che da oggi è iniziato un nuovo campionato, quindi dobbiamo essere pronti tutti e dare il massimo per raggiungere l'obiettivo che siamo posti. Senti, visto, insomma, oggi avete dimostrato una netta supremazia rispetto a Renate, poi ovviamente nel calcio recente di scontato, però, insomma, probabilmente, insomma, non ci dovrebbero essere problemi mercoledì. Ma sì, quello sì, è vero, abbiamo dominato gran parte del gioco, però non dobbiamo pensare che la partita, cioè la doppia sfida è già finita, perché se va in campo deconcentrato e con atteggiamento leggero è un attimo che ti ritrovi di nuovo sotto, quindi dobbiamo prepararci bene per la prossima partita e andare in campo per vincerla. Senti, tra l'altro credo che questa vittoria l'abbiate voluta, no? Anche in maniera molto forte, fortemente, anche perché purtroppo per quello che era stato l'epilogo del campionato, un mese fermi a prepararsi, credo che da parte vostra ci fosse proprio la voglia, no? Di tornare in campo, di dimostrare tutto il vostro potenziale con una bella vittoria come è arrivata oggi. Ma sì, comunque, come ho già detto, c'era tanta delusione, però ci siamo rincompattati e siamo ripartiti e oggi si è visto e abbiamo dato un bel segnale che ci siamo, che vogliamo lottare per arrivare fino in fondo. Mi senti? Vai. Ti chiedo un'altra, l'ultima cosa, visto che se vengono confermati i risultati di oggi, il prossimo avversario sarebbe l'Avellino, cosa mi dici a riguardo? Ma è una squadra forte, quello che sono riuscito a vedere prima partita è una squadra tosta che gioca molto sui contrasti, che poi a casa loro hanno anche un po' vantaggio sintetico,
dove comunque non è uguale giocare su sintetico e erba normale. Però adesso è presto ancora da pensare a quella sfida. Ora dobbiamo stare concentrati per la seconda partita con Renate. Poi, quando finirà quella partita, prepariamo la prossima, o se sarà su Tirolo o se sarà a Velino. No.